Presentate in conferenza stampa nella mattinata di giovedì 2 marzo a Pieve di Soligo le attività per l'anno 2017 e la nuova mission della Fondazione Francesco Fabbri. Oggi è stata presentata in conferenza stampa l'attività programmata per il 2017 da parte della Fondazione Francesco Fabbri, proprio qui nella sala a lui dedicata, nella sede di Ascopiave e del Bimpiave di Treviso, sede da lui fondata. Proprio l'anno scorso qui abbiamo celebrato i 60 anni della fondazione del Consorzio Bimpiave di Treviso, voluto, sostenuto fortemente da Francesco Fabbri, che 60 anni fa ha fatto in modo che delle risorse economiche potessero rimanere nel nostro territorio di 34 comuni consorziati, con lo scopo di dare servizi e investire risorse per il benessere economico e sociale delle persone che vivono nel nostro territorio. Grande lungimiranza che è di esempio per noi amministratori. Nel corso degli anni si è cercato di imitare quello che ha fatto e quello che ci ha lasciato Francesco Fabbri nel creare una rete tecnologica, una rete informatica, una rete anche di rapporti tra istituzioni. La Fondazione Francesco Fabbri in questo è molto di aiuto nel creare reti anche sociali, reti culturali tra scuole, amministrazioni comunali, imprenditori, diversi portatori di interesse. Per ricordare il quarantennale di Francesco Fabbri abbiamo pensato di mettere insieme un programma forte che segnasse proprio anche questo evento, questo momento di memoria, ma diciamo così, momento di memoria che però è tutto quanto proiettato su progettualità. Gli appuntamenti di punta di questo programma quali sono? Allora, quello a cui tengo in particolare è segnare la mission che la Fondazione si è data, registrando peraltro un tracciato, un percorso che non è in discontinuità con quello che faremo adesso in futuro. Noi abbiamo sempre indagato i temi della contemporaneità e continuiamo a farlo, ma in questo momento ci siamo particolarmente concentrati sull'essere di supporto, di affiancamento nel aiutare territori ed organizzazioni a superare il passaggio dal modo di produzione industriale al modo di produzione digitale. In qualche modo quindi tutto il programma è legato a questo impegno che non ci vedrà salire in cattedra per dire che cosa si deve fare, ma ci vedrà piuttosto mettere a disposizione delle competenze alle organizzazioni del territorio, agli imprenditori, ai sindaci in particolare, perché insieme venga individuata una strada, un percorso, un tracciato ed un obiettivo alla fine che appunto faccia superare questo sentore di crisi che abbiamo, ma che di fatto è semplicemente l'incapacità della ricerca del nuovo che c'è, e purtroppo siamo tutti legati personalmente alle vecchie logiche, ai vecchi modi di produzione e quindi siamo legati al passato. Fondazione Fabbri e studenti. Un bel tema perché ci consente di riprendere uno dei grandi asset, dei grandi beni della Fondazione, che è Casa Fabbri a Solighetto, e immaginare un nuovo sviluppo, un nuovo utilizzo di questo luogo. Questo luogo che quindi diventa l'occasione, il punto di ritrovo di diverse manifestazioni, diversi incontri, ma diventa soprattutto al finire della primavera il luogo nel quale metteremo a sistema gli esiti di un percorso che stiamo sviluppando insieme agli studenti del corso di valutazione economica del progetto all'Università IUAV di Venezia, che curo io personalmente, e sui temi dello sviluppo territoriale, di come rendere i progetti fattibili, quindi con attenzione a tutti i grandi temi che la Fondazione fa propri e sviluppa, e insieme ad altri soggetti, ad altri studenti che hanno altre provenienze,
altre modalità di pensiero che provengono da altre discipline, docenti, ricercatori, persone che hanno interesse ad affrontare questi temi, e quindi il workshop diventa l'occasione di discussione e di rilancio rispetto ad alcune grandi questioni che appunto attengono alle modalità di sviluppo del territorio, non solo attraverso i progetti ma soprattutto attraverso i processi, e quindi alla messa in rete di soggetti, di risorse, di temi, di questioni, trovando delle risposte concrete.